risultati, e poi si riesca anche a portare più pubblico al Palabubani, che appunto, come dicevo, Isolana si è già chiusa, fuori Booker, si butta dentro, serve una palla molto buona per Onlyshed dall'arco, realizza la prima, ha tirato braccio un po' corto, sì. Con la mano un po' rigida. Onlyshed di nuovo dalla lunga distanza. 4 i work, 6 Dinamo Sassari, si butta dentro molto bene Tina Cijanović. Gli accoppiamenti difensivi, buono stavolta il lob a scavalcare la difesa di Faenza, usata all'inizio della partita. Ancora palla persa e recuperata da Cijanović, è seconda, ex della partita. Marzia Tagliamento, on fire, altra tripla, prima giocatrice a arrivare in doppia cifra, decimo punto per lei, ma dall'altra parte subito le fa eco, fallo anche per Dixon. Ah, si addormenta Faenza con una serie, le partite punto a punto, diciamo, e quindi si butta dentro Federica Franceschelli, appoggia, si rinnova il duello con Crudo, Peresson liberissima dall'angolo. Un po' un'entrata un po' velleitaria, ancora Peresson, ancora la tripla e ripersa da Sassari. Buona quarta palla recuperata di Tina Cijanović, terza tripla consecutiva di Toffolo, e però riprendere qualche rimbalzo in più e realizza sulla sirena la tripla, un'azione personale. Scarica molto bene invece per Dixon, ovviamente no. Tagliamento si alza, 14 per lei. Il fallo di Booker, secondo fallo per lei. Lob, molto buona la difesa comunque di Tagliamento, bene tutte le linee di passaggio. Si alza Carangelo che non sbaglia un colpo, non riescono mai a smarcarsi. Tagliamento per Brosman, la tripla realizza. Insomma. Con troppa facilità, Cijanović, triplona, Dixon, si butta dentro Togliani, molto brava Franceschelli che va a realizzare in contropiede. Togliani si butta, si alza e realizza, molto brava, in arretramento, brava Tina Cijanović che vuole marcarla. Dai, lì. Realizza Dixon. Comunque buona la difesa di Faenza, come non detto. Raca da 3 punti. Finisce l'incontro, non valido non il vale. tiro. Finisce l'incontro 68 Iwork Faenza, 74 Dinamo Sassari.